Sì, Manu, abbiamo visto alcune immagini che stiamo vedendo di una partenza di Bari di qualche anno fa, purtroppo, perché ovviamente ancora non possiamo tornare a svolgere questo tipo di attività in presenza. Abbiamo almeno rivissuto le emozioni di una partenza così partecipata e così emozionante come è stata nel caso di Bari. E sentiamo anche a questo punto alcune parole della presidente del Comitato di Wisp di Bari, Veronica Dauria, che ci ha mandato questo contributo. Città dell'ambiente, tutela del bene comune, sani stili di vita, tutela della salute. Capite perché il Covid è andato a recidere un'arteria importante di questa città, quale Vivi Città, che non è una semplice corsa, ma è uno strumento di diffusione dei valori nell'accezione appena riportata, quindi noi la aspettiamo con ansia e siamo sicuri che essa ritornerà con la forza dirompente di sempre. Eccoci tornati in studio. Ora facciamo una piccola deviazione dall'enumerazione degli obiettivi dei Global Goals per un intervento in diretta. Abbiamo tre ospiti in diretta con cui parleremo più specificatamente di Vivi Città, del suo spirito e del suo significato. Sono in collegamento con noi il presidente nazionale dell'UISP, Tiziano Pesce, il presidente della FIDAL, Stefano Mei, e il responsabile del settore di attività atletica leggera UISP, Tommaso Bisio. Io saluto tutti i nostri ospiti, poi vi darò la parola. Quindi grazie per essere qui con noi, grazie per la vostra collaborazione e la presenza. E direi di partire dal presidente nazionale WISP, Tiziano Pesce, a cui chiediamo ovviamente una parola su Vivi Città, il suo significato, il messaggio che da sempre lancia in Italia e all'estero, e in particolare, diciamo, qual è questo significato in un periodo come questo, che forse almeno ci dà qualche prospettiva in questo periodo e ci apre una speranza per il futuro. Assolutamente così, Elena. Buongiorno a tutte e a tutti, il grande popolo di Vivi Città. Ovviamente un ringraziamento e un saluto particolare a Stefano Mei, presidente di FIDAL, che è stato già con noi ieri in occasione del lancio su Radio 1 Rai di questa iniziativa di oggi, che parte da Vivi Città per, appunto, come abbiamo già visto, fare un lungo tour virtuale attraverso la nostra lunga e larga penisola per testimoniare le azioni concrete quotidiane delle nostre associazioni sportive e dei nostri comitati. Beh, io direi che Vivi Città, l'iniziativa di oggi, sia la rappresentazione plastica di come Vivi Città, che ci auguriamo ovviamente di tornare a correre, a camminare in occasione della prossima edizione, rappresenti non solo un'iniziativa simbolo per l'UISP, un biglietto, diciamo così, da visita della nostra associazione a cui tutti noi siamo affezionati, lo stiamo dimostrando anche oggi. Un'iniziativa che, se anche diventa virtuale, direi rappresenta la sintesi, ecco, del DNA e degli obiettivi, della mission della nostra associazione. Ovviamente viviamo ancora un momento tremendamente pesante per tutte le nostre associazioni, società sportive dilettantistiche. E per cui continueremo ovviamente a batterci nei confronti dei decisori politici, del governo, delle forze parlamentari, nel rapporto con i nostri comitati regionali, con le regioni, affinché arrivino misure concrete, importanti di sostegno. Guardiamo anche, abbiamo anche così, un cosiddetto sguardo lungo, perché c'è da organizzarsi, lo stiamo facendo da tempo per la ripartenza. Sono sicuramente giornate in cui guardiamo il futuro con un pochino più di fiducia e di speranza rispetto anche alle misure preannunciate nei giorni scorsi dal governo. Ecco, Vivi Città, direi che oggi è tutto questo. Grazie, grazie Tiziano Pesce. E ora chiamiamo in causa Stefano Mei, che sappiamo anche che ha un po' di fretta, quindi lo ringraziamo ovviamente per essere qui con noi. Stefano Mei, presidente della FIDAL, campione ovviamente azzurro, ma campione anche per Vivi Città, perché ha partecipato a diverse edizioni della nostra manifestazione nella sua città, La Spezia, ottenendo ottimi risultati. Quindi ovviamente a lui chiediamo che ricordo ha di questa manifestazione, della sua caratteristica appunto di mettere in comunicazione i campioni, i podisti della domenica, quindi il suo spirito particolare. Sì, buongiorno a tutti. Lo dicevo proprio ieri durante il collegamento radiofonico, che diciamo è stata antesignana in questo, no, Vivi Città, perché quello che oggi è virtuale, allora in qualche modo era già virtuale, ovviamente con i mezzi. Io l'ho corsa la prima volta nell'86, quindi ahimè 35 anni fa, però ecco,
era un'occasione in cui ti misuravi con atleti di che correvano nello stesso momento in altre città. Ovviamente era una classifica ponderata, c'erano delle variabili, no, da tener conto, però era una bella cosa, una cosa nuova, e a me personalmente permise di poter correre alla Spezia, dove io, chiaramente avendo una pista in terra rossa allora, e non potevo chiaramente fare manifestazioni nazionali. Quello era in qualche modo poter correre con orgoglio nella mia città in una manifestazione che di fatto era nazionale. E, diciamo, è vero, il momento, io ho preferito stare all'aperto, ho la fortuna di avere un giardino, quindi per far vedere che comunque dobbiamo uscire, cominciare a pensare che stare fuori non fa male, no? Tenendo presente che si debba tenere appunto la distanza, eccetera, eccetera, tutte le sicurezze possibili. Però volevo dire, in questo momento tragico per l'Italia e per tutto il mondo, causato la pandemia, abbiamo riscoperto, secondo me, qui in particolare in Italia, dove non sempre le valenze sociali sono attenzionate, abbiamo riscoperto appunto la valenza sociale del movimento, nello specifico della corsa, quindi per quanto mi riguarda dell'atletica, perché è un modo per evadere, soprattutto quando c'era il lockdown, a volte anche sono successe delle cose non simpatiche, però comunque la gente andava a correre, andava a camminare, cercava di muoversi. Ecco, questo deve essere, secondo me, un sintomo di ripartenza, perché chiaramente che deve abbracciare tutto lo sport, ma in particolare l'atletica, quindi la corsa, sotto certi aspetti esce molto più forte, perché è un messaggio importante. La persona normale, quella che magari tutto il giorno lavora, ha possibilità di sentirsi libero andando a correre. Ovviamente nel periodo che abbiamo vissuto l'altro anno, molto più duro, perché era la prima volta che capitava, era veramente sinonimo di libertà. Le persone andavano fuori, cercavano di fare movimento. Non dico che sia un vantaggio per l'atletica, però deve essere un insegnamento, cioè perché dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di tremendo come è successo per riscoprire il valore di fare attività sportiva? Credo che questo sia il messaggio che in una situazione così devastante si possa prendere di positivo. Abbiamo riscoperto il valore del movimento. Chiaro che io sono presidente della Federazione di Atletica e sono contento che ci sia tanta gente che va a correre, ma credo che in generale fare movimento, anche non necessariamente aggregandosi, però andando a muoversi, facendo attività fisica, si riesce, uno, a levare un po' di stress addosso, ma poi soprattutto è sinonimo di salute. Io ripeto, ho avuto la fortuna di fare quello che mi piaceva per tanti anni, ho fatto 89-90, due volte alla Spezia e una volta a Bari, ho sempre vinto, fortunatamente la mia parte, no? la mia corsa, non ricordo sinceramente quanto arrivai nelle classifiche finali, però mi sono sempre difeso, e ricordo che ho io personalmente dignità da atleta, e adesso che la seguo con simpatia, diciamo così, perché non posso più correre, da dirigente, assolutamente positivo. Grazie, ringraziamo Stefano Bergsner. Elena, se mi permetti, ricordiamo un secondo posto, dei secondi posti assoluti di Stefano May, quindi risultati straordinari nella classifica unica, quindi davanti a decine di migliaia di atleti, e solo dietro a quella figura straordinaria che è Salvatore Totò Antibo. Sì. Tutto antico. Sì, ecco, vedi Tiziano, io sono passato proprio, ho chiuso quella pagina dell'attività agonistica e a volte veramente non mi ricordo i risultati, però ricordo solo la sensazione di gioia di poter correre, ripeto, nella mia città, confrontandomi comunque anche con i miei colleghi che correvano in altre realtà. Io oggi, ora vi devo salutare perché ho, come avevo detto, un impegno, però bocca al lupo per... chiaramente per questa manifestazione di oggi un po' sui generis, ma soprattutto perché Vivicità possa ricominciare, noi ci auguriamo domani, però ovviamente dovremo aspettare la prossima edizione, e che possa prosperare come sempre ha fatto. Grazie ancora e buona giornata. Stefano, perdonami, intanto ti ringrazio ancora, se ci doni ancora un minuto proprio del tuo prezioso tempo per una battuta a Tommaso Bisio, che è il nostro responsabile nazionale del settore atletica, con cui ci auguriamo, ecco, incrociarti presto per tutte le collaborazioni che potremo rilanciare. Grazie ancora veramente della tua partecipazione e della tua testimonianza. Grazie a voi. Ascolto volentieri. Tommaso, scusatemi, ma non l'avevo capito, ecco, perché non vedo benissimo lo schermo.
Allora, velocemente, quindi così abbiamo tempo di sentirci tutti quanti, passiamo la parola a Tommaso Bisio, responsabile dell'Atletica Leggera WISP, a cui diamo appunto, da questo racconto abbiamo visto che Vivi Città metteva insieme agonisti, amatori, diciamo insieme Fidale WISP rappresentano un po' tutte le facce dell'atletica. Quali sono le prospettive future per delle collaborazioni, per continuare a lavorare insieme? Ma intanto buongiorno a tutti e buongiorno al Presidente May. Innanzitutto io credo si debba sottolineare la necessità di perfezionare, di consolidare la collaborazione che da anni esiste tra WISP e FIDAL per il bene dell'atletica leggera. Credo, auspico che al più presto ci si possa incontrare, perché penso che le attività promosse dai nostri due soggetti sportivi debbano e possano essere complementari per il bene della disciplina. Ripeto, WISP agisce in ambito promozionale e in ambito amatoriale, che sono poi le due fasce di età che fanno cornice prima e dopo alla fase dedicata all'agonismo, per chi può permettersi di farlo, e che di conseguenza è la fase che cura al meglio, credo, FIDAL. E quindi su questo bisogna porre, dobbiamo darcelo come obiettivo comune, a mio parere. Siamo i due soggetti in ambito nazionale con il maggior numero di tesserati, diverse centinaia di migliaia. Credo che ci sia la possibilità per crescere ancora, per consolidare la base da un punto di vista più sportivo, la base della piramide che poi porta alle prestazioni, e per lavorare ancora meglio per quello, soprattutto da parte nostra, per quanto riguarda lo sviluppo dello sport sociale anche attraverso l'atletica leggera. Bene, grazie. Allora, grazie Tommaso Bisio, grazie ancora a Stefano May che è stato qui con noi per questa diretta, grazie a Tiziano Pesce con cui ci vedremo più avanti nel corso di questa mattinata. Grazie per la vostra partecipazione e buona giornata a tutti. Dal 1984 il Corriere dello Sport è partner di Vivi Città e siamo onorati di esserlo, perché ne essendo il coraggio, della continuità, della voglia di dell'ottimismo, della voglia di fare, ha scelto Vivi Città questa data, il 18 di aprile, per una corsa virtuale tra 20 regioni, in una delle quali racconterà una propria esperienza di sport sociale. Io credo che sia uno dei segnali più importanti e più positivi in questo periodo. Si sta pensando di riaprire l'Italia e diciamo che Vivi Città è un primo passo per, sperando naturalmente che il prossimo anno si possa tornare a correre realmente in tutta Italia e fare questa esperienza panitaliana, naturalmente, che per tanti anni è stato un appuntamento fondamentale per tutti. Quindi io faccio un grande augurio da parte del Corriere dello Sport Stadio agli organizzatori di Vivi Città. So che c'era anche Stefano May, che vinse un'edizione alla Spezia di Vivi Città, e augurandomi che questa sia l'ultima, augurandoci naturalmente sia l'ultima esperienza virtuale, vi faccio tantissimi complimenti e veramente date un segno di grande ottimismo al Paese.